Buongiorno a tutti, sono Enrico Lanati. Oggi è il 23 di ottobre e come di consueto trasmetto la videoanalisi di investire.biz, l'unico social network dedicato agli investimenti che vi consente di poter scrivere i vostri articoli, di poterli commentare con gli altri in modo da crescere tutti quanti insieme in maniera profittevole. Oggi vi voglio parlare di tutta una serie di cose che sono successe nella giornata di ieri e partirei proprio da quello che ha detto Draghi, visto che oggi non ci saranno dati di particolare rilievo. Ieri abbiamo assistito ad un crollo sul cross euro-dollaro piuttosto significativo. Questo è il grafico che ci fa vedere come nella giornata di ieri, in seguito alle parole di Draghi, che comunque ha parlato di allentamento quantitativo, cioè sostanzialmente di continuare con la politica del quantitative easing e anche magari di incrementarne il valore. Di fatto euro-dollaro si è deprezzato in maniera molto forte. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'euro ha perso valore e il dollaro si è apprezzato in maniera molto forte. Noi siamo riusciti a prendere questo movimento, andiamo a prendere la piattaforma, eravamo esposti con un lotto short, se andate a vedere le vecchie videoanalisi sul nostro canale YouTube. Eravamo short di euro-dollaro ed eravamo long di equity sul Italy 40, appunto già da 21.893, come potete vedere, sono stati fatti quasi 1.000 punti di movimento rialzista. Questo perché? Perché ci siamo avvalsi comunque di uno strumento previsionale estremamente forte, anche se abbiamo messo degli studi di analisi tecnica, abbiamo, diciamo, abbiamo avuto insomma, la possibilità di poter fare degli studi anche di analisi fondamentale, però in realtà ci stiamo avvalendo in questi giorni di uno strumento estremamente forte che è il forecaster. Forecaster è questo sistema provvisionale che abbiamo costruito che consente insomma di vedere qual è la stagionalità sul mercato delle valute. Ebbene, guardate, questa è la previsione del forecaster sul cross euro-dollaro dal 23 di ottobre al 1 di novembre, quindi da qua a fine mese, la prossima settimana in buona sostanza. Questo è quello che abbiamo visto. Guardate la giornata di oggi. Abbiamo visto questo movimento ribassista e questo piccolo ritracciamento. Adesso questa è la linea del presente, siamo tendenzialmente sui massimi. Quindi questo, e vedete che è molto simile a quello che vediamo qui su questo grafico. Questo significa che il movimento su euro-dollaro non è affatto finito e non si è affatto concluso, a nostro avviso. Infatti, ci saranno delle ottime possibilità per prendere movimenti ribassisti ancora. Già nella giornata di oggi, che comunque continueranno nella giornata di lunedì, vedete Monday, lunedì, poi ci sarà probabilmente un piccolo ritracciamento, il mercato si metterà, diciamo, si assisterà per poi dare modo al mercato di scendere nuovamente e andare a fare nuovi minimi. Se vedete, sono minimi più bassi rispetto ai minimi precedenti. Ovviamente non vado avanti con la previsione, non vado fino a dicembre perché voglio dare modo a tutti. Insomma, di poter insomma, fare la loro previsione. Come si fa ad avere forecaster? Guardate, abbiamo fatto il sito molto semplice, forecaster.biz, qui trovate tutte le informazioni legate proprio a questo tipo di strumento, quindi potete fare l'abbonamento. Vi ricordo che i primi 5 giorni sono gratuiti, appunto se inserite i vostri dettagli per acquistare questo servizio. Comunque, in generale, il consiglio che mi sento di potervi dare è di scrivere una mail a info@forecaster.biz nel quale appunto ci chiedete le vostre informazioni, magari ci lasciate il numero di telefono in modo tale che così possiamo contattarvi. Ma andiamo avanti a vedere che cosa sta succedendo. La correlazione su euro-dollaro è una correlazione importante, quella con gli indici azionari, tant'è vero che voglio andare a prendere il grafico del FTSE MIB, questo lo prendiamo subito. Questo è il grafico del FTSE MIB, abbiamo preso l'orario, ma possiamo prendere anche il grafico giornaliero per farvi vedere come ne avevamo parlato precedentemente. Il livello di 22.500 era un livello molto importante che, se violato, avrebbe dato modo al mercato di salire in maniera piuttosto forte, in maniera piuttosto importante. Ebbene, così è stato. Ieri il livello di 22.500 punti è stato rotto al rialzo e quindi questo potrebbe dare via a quello che è il famoso rally di fine anno. I 24.000 punti, che sono stati il livello forse più importante, più
diciamo, significativa di quest'anno, che non è mai stato rotto in maniera definitiva con candele sulla chiusura, al rialzo, secondo me, entro fine anno potrebbe tranquillamente essere violato. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ogni qualvolta dovesse esserci un ritracciamento sull'indice italiano, come l'abbiamo visto qui, guardate, noi siamo entrati su questi livelli, sui primi ritracciamenti, a questo punto sono tutte ottime occasioni di acquisto, perché la stagionalità, come vedete, in questo momento la stagionalità, che poi di fatto si rifà al forecaster, che è un sistema che studia e analizza la stagionalità, è in ogni caso appunto positiva. Quello che mi preme sottolineare è il discorso legato al, e lo vediamo questo di solito durante i trading live, è il discorso legato al profitti e perdite, lasciar correre i profitti e tagliare le perdite. Guardate, tutte le perdite di fatto che avevamo in portafoglio sono state tagliate, ma sono stati fatti correre i profitti. E questo è molto importante nel caso specifico di euro-dollaro, per dire che siamo entrati short a 13,68, abbiamo chiuso metà della posizione per cercare di fare correre l'altra posizione. L'altro discorso vale per euro sterlina, estremamente correlato con euro dollaro, sul quale abbiamo deciso di mantenere la nostra posizione ribassista. Sono convinto che anche oggi chiuderemo, limiteremo l'esposizione di un'altra, diciamo, a metà. Quindi andremo a mezzo lotto su questa posizione. Però quello che vi volevo sottolineare appunto è proprio questo discorso, cioè cercare di far correre i profitti e tagliare le perdite, una cosa che molto poco spesso viene fatta dai trader, ma secondo me è estremamente importante. Con questo non mi voglio dilungare molto, vi ricordo i nostri appuntamenti su corsi e webinar, dove trovate la nostra offerta formativa, il webinar del lunedì, Forex e Indici, come operare in trend e contro trend. Nel breve verrà messo anche il prossimo trading live. E qualora foste interessati a un discorso invece formativo oltre a Forecaster, vi esorto ad andare sul sito formazionetrading.com. Vediamo se riusciamo a farlo vedere: formazionetrading.com, dove trovate di fatto tutta la nostra offerta formativa. Con questo io vi saluto. Vediamo che si carica il sito. Qui trovate tutta la nostra offerta formativa. Con questo io vi saluto, vi ringrazio e vi auguro un ottimo trading.